Bentornati amici di Radio News 24, questo è On Air e io sono Giulia Zingariello. Vi terremo compagnia questa volta parlando di hairstyle, perché qui con me una professionista del settore. Lei è la titolare del salone Glamour Parrucchieri e qui con me Anna Scilio. Ciao Anna, benvenuta. Ciao, grazie per avermi ospitata. Beh, intanto un sorriso meraviglioso, quindi è davvero un piacere ospitarti. E poi io so che tu sei davvero, insomma, una professionista molto appassionata del settore. Intanto partirei dicendo dove si trova il salone e come è nato. Allora, il mio salone si trova in Sicilia, nella provincia di Caltanissetta. Sono una professionista parrucchiera da 20 anni. Da Caspita. 20 anni, sì, perché già da piccolina mi E guardavo infatti hai iniziato attorno. giovanissima, perché sei ancora giovanissima. Sì, ma già da piccolina mi guardavo attorno e amavo gli attrezzi del mestiere. Questo mestiere lo fai da piccolina, si inizia da piccolina. Realmente ho realizzato il mio sogno 3 anni fa, novembre 2017, Esatto. dove mi diverto, il mio obiettivo è divertirmi e fare quello che amo. Esatto, Sì. infatti A hai aperto questo salone, dove si trova esattamente? Gela, A Gela, ma provincia di diamo l'indirizzo. Caltanissetta. Esatto, Ah, quindi. in via Jones Berzelius numero 18. Esatto, ed è un po', insomma, un laboratorio di creatività, anche perché so che da Sì. voi, si parla di una vera e propria consulenza. Tu accompagni le clienti alla scoperta anche di tutto un mondo di prodotti e ce ne sono oggi, insomma, di tantissimi tipi perché si è evoluto tantissimo il settore e le accompagni, insomma, a scoprire il prodotto adatto al loro tipo di capello, perché poi i capelli, insomma, raccontano anche le donne, no? Sono ognuna ha Assolutissimamente. dei diversi, quindi esiste anche un prodotto ideale. Certo, assolutissimamente. Infatti noi ci sentiamo specialisti in tutto questo perché intanto ogni cliente che entra dentro il nostro salone per noi è una persona importante, che dobbiamo ascoltare le sue esigenze. Da lì moduliamo il piacere di come si vuole sentire più bella di come già entra qua dentro. Quindi in realtà la moda la fanno loro, ognuno con le sue esigenze, perché tutte le donne oggi vogliono sentirsi più belle ancora di prima. Quindi il parrucchiere, lifestyle, serve a esaltare la loro bellezza, dando i giusti consigli, partendo da l'hair care, da uno shampoo, da una maschera, dalla colorazione idonea, dalla struttura del capello, dalla Bravissima. E ristrutturazione del capello. infatti voi avete anche un sacco di competenze tecniche legate alla cosmetologia, ma anche all'anatomia, perché si parla, insomma, di struttura del capello. Io penso che sia importantissimo, infatti, affidarsi alla giusta professionista. E so che tu Bravissima. sei un riferimento per le tue clienti. Sì. Qual è però la tua passione nel settore? Ovvero, cosa ti appassiona di più, il colore, il taglio? Allora, io amo tutto quello che fa parte del mio settore, però principalmente quello che mi diverte di più, io colorerei il mondo. Il mondo, io colorerei il Infatti so mondo. che il salone è una referenza per tutto ciò che riguarda il colore. Sì, fortunatamente sì. Però tutto questo richiede anni e anni di esperienza, anni e anni di Assolutamente. formazione. Che non sono da sola a fare tutto questo, ti devi affidare a uno staff ben preparato e quindi da lì parte tutto il sistema di studiare il marketing, studiare la cliente, studiare quello che vuole il cliente e poi vabbè, va via con la moda, il trend, quello che va di tendenza e via di seguito, il gusto, un po' come in un ristorante, no? Quando È proprio così. entri in un ristorante devi ascoltare i gusti delle persone. Certo, poi c'è la maestria dello chef che dà la ricetta con gli ingredienti esatti. Da noi invece gli Esatto. ingredienti sono sostituiti dai prodotti, quindi vai ad associare lo shampoo adatto, la maschera adatta, l'hair care, che è un mondo gigantesco. Meraviglioso anche perché si scoprono un sacco di cose, no? Anche sul proprio Sì. capello. Io anche per questo so che siete presenti sui social, quindi ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio News 24 di visitare la pagina Glamour Parrucchieri di Scilio Anna, riempirla di like e condividere questa intervista anche sui social. Se
Siete anche su Instagram, anche per te un sacco di cuoricini, ma siete anche su Instagram, la pagina si chiama Glamour Parrucchieri underscore Scilioanna, tra l'altro Instagram secondo me è molto adatto a raccontare il tuo lavoro. Io vi invito a scoprire davvero un mondo di colori incredibili, tra l'altro, quali sono le ultime tendenze? Possiamo regalare qualche consiglio? Sì, certo, assolutissimamente. Allora, intanto quest'anno si basano sugli anni 70 e anni 80, quindi dallo scalato lungo, sfilato, sfrangettato, frange pari, disconnesse. Poi il mondo si apre sulla colorazione, che varia dai biondi caldi, dai biondi freddi, e poi i colori autunnali, assolutissimamente sì, sono bellissimi, che variano dal cioccolato, marrone, nocciola, ramato, che possono essere sia freddi che caldi e matte. Poi ci sono quei colori per le teenager. Possono essere dai rossi ai colori pastello, assolutissimamente sì, e poi ci sono i colori per le nostre splendide over 50, i colori per le nostre splendide over 50, che loro amano esaltare i perlati, silver, perché vogliono illuminare i suoi bianchi. E la donna è cambiata, prima Eh sì. non li voleva vedere i bianchi, adesso li vuole esaltare, perché A me effettivamente piace tantissimo, tra sono l'altro. stupendi, sono Li bellissimi, anche trovo per molto naturali e donna poi stupendi, valorizzano, secondo me, in qualche modo. bravissima, valorizzano l'età e sentirsi ancora più belle per l'età che hanno, non si nascondono più Esatto. perché sono donne ben curate. E lì c'è il lavoro Assolutamente. comunque della consulenza, assolutissimamente, il lavoro d'immagine, del viso, tratti somatici. E però Esatto, in infatti tutto è proprio questo. un mondo complesso quello della consulenza. Anche per questo io vi invito a scoprire anche il canale YouTube di Anna. Come ti troviamo su YouTube? Anne Scilio, semplicemente Anne Scilio. Esatto, quindi visitate anche il canale. Io ti ringrazio per essere stata con noi e per aver condiviso la tua grande passione ai nostri microfoni. Grazie a voi, grazie a voi. A presto, È Anna, stato un buon lavoro. piacere. Grazie. Anche a te, a Lascio il tuo presto. like. E mi raccomando, voi però non scappate perché On Air non si ferma, vi aspettano altre storie su Radio News 24.